Per ritrovarti di nuovo su Review You, oggi vado a recensire insieme a voi una tazza in titanio da campeggio, da escursionismo, insomma, ideale per chi si vuole portare dietro una tazza che pesa poco. Infatti, essendo in titanio, il peso è veramente contenuto, stiamo parlando di all'incirca 70 grammi, ma adesso andiamo a vederla insieme, poi in dettaglio guardiamo anche le misure. Allora, devo dire che arriva all'interno di una confezione di cartone, all'interno delle plastiche, l'ho acquistata su Amazon ad un prezzo in offerta, quindi vi lascio anche il link in descrizione, sui 26 euro. Allora, devo dire che questa custodia, diciamo in neoprene, è veramente comoda perché potete riporre la vostra tazzina e poi chiuderla. E questo è anche utile per attaccarla, non so, allo zaino da trekking esterno e recuperare lo spazio all'interno del vostro zaino. Custodia a parte, la tazza in questione è da 300 millilitri, quindi c'ha i gancetti che si aprono così e vi permettono di risparmiare lo spazio. Devo dire che il coperchio al di sopra è utile nel caso vogliate far arrivare ad ebollizione l'acqua in un tempo minore. E il peso, andiamo a vederlo insieme, è di 55 grammi senza e 71 grammi con il coperchio, come vedete. Le misure, andiamo a misurare insieme, così abbiamo 8 cm di larghezza e un'altezza di 7 cm circa. Allora, devo dire che le dimensioni sono appunto contenute e io l'ho presa per l'intenzione di utilizzarla per fare un tè, come vi dicevo poc'anzi, però nulla toglie che ci sono diverse dimensioni, diversi volumi. Da 1600 ml, 350, 420, 650, 750 e 900 ml. Potete ovviamente dal link che vi lascio in descrizione guardare poi e selezionare quella che vi serve, quella che più vi piace. Comunque la struttura è essenzialmente uguale, quindi cambia un po' il peso, più il volume aumenta ovviamente. Per quanto riguarda l'odore, non presenta degli odori particolari, però una cosa che ho notato in fase di test, e tra un attimo vedrete anche il test che ho effettuato sulla piastra della cucina a gas, che simula alla fine un fornelletto, ciò che ho notato è che rimanevano alcune macchie sulla tazza, e lo vedrete. Come anche ciò che ho notato è che andando poi a pulirla, e con uno scottex bagnato, diciamo, rimaneva un po' una patina grigia, ma non tipo come se ci fosse una polvere, ecco, non colorata di grigio, però come se ci fosse una polvere. Questo perché il materiale di lavorazione sicuramente lascia un residuo, e quindi quello che vi posso consigliare è fare, prima di portarvela in campeggio eccetera, bollire dell'acqua anche due volte, perché no, e soprattutto pulirla con il sapone, con una spugna, per togliere questa patina di lavorazione. Ho fatto poi diverse, dopo averla lavata e dopo averla fatta bollire, ho comunque ripassato poi lo scottex bagnato sia dentro che fuori, e ovviamente questa patina non era più presente, quindi positivo per questo aspetto, non allarmati. Ho acceso la fiamma al minimo, simulando quindi un fornellino a gas, che è quello che uso poi io durante il campeggio o quando vado a fare trekking. L'ho accesa, il fornello l'ho acceso da circa un minuto e mezzo, e voglio appunto vedere il tempo in cui l'acqua verrà appunto ad ebollizione. Come vedete sta iniziando dopo un minuto e mezzo circa a fare qualche bolla sul fondo. E devo dire che è veramente una tazza leggera, che poi tramite queste maniglette la si può veramente mettere nella custodia, comunque non ingombra.
vado a facilitare quasi quasi l'ebollizione mettendo il coperchietto, quindi in teoria dovrebbe facilitarsi, arrivare prima ebollizione l'acqua. Vediamo un attimo in tempo reale quanto ci metterà. Quindi come tempo complessivo abbiamo all'incirca 4 minuti, ma veramente 4 minuti anche scarsi, per andare a portare ad ebollizione l'acqua. Come vedete sta praticamente bollendo e la fiamma a questa intensità. Sono andato a sciacquarla sotto l'acqua ed asciugarla con lo strofinaccio. Devo dire che qualche segnettino, ovviamente dovuto alla combustione, al contatto della fiamma con il pentolino, rimane. Però devo dire che alla fine fa parte del gioco, nel senso la tazza quando viene a contatto, il pentolino quando viene comunque a contatto, è normale che un po' si consumi al di sotto e faccia questo effetto, o almeno così credo. Comunque sia, devo dire che per il resto all'interno si mantiene intatta, come è giusto che sia. Quindi queste macchiettine veramente impercettibili al di sotto, secondo me, vanno soltanto a fare della vostra tazza una tazza vissuta. E se avete altre domande, rimango qui a vostra disposizione per rispondervi. Questa qua è da 300 ml. Link in descrizione.